Alberto Avanzini. Allora, lui ha vinto la medaglia di legno al mondiale, nel senso si è arrivato quarto, sfiorato il podio per un niente, ora ce lo racconti, però ce l'ha l'oro, perché ha vinto la medaglia d'oro a squadre. Siamo mondiali a squadre con la squadrona che abbiamo portato al mondiale. Comunque bravo, bravissimo, anche bravo soprattutto perché dopo una stagione così intensa sei venuto qui a una tappa Kinder, che è un momento di, anche di scarico, di divertimento. Sì. Lo stai affrontando anche forse con un po' di, no, leggerezza. Sì, un po' più leggero, sì. Bravo. Senti, raccontaci quel mondiale, perché è stato un po' l'apice della stagione. Quindi la prima cosa è l'ultima tua stagione in Optimist, quindi il mondiale, la gioia, il podio sfiorato, il podio vinto a squadre. Praticamente noi quando arriviamo a ogni mondiale, Marcello ci fa fare delle uscite dove si analizza il posto, così, dove si cerca di capire da dove, le previsioni da dove verrà il vento, un po' da analizzare. E poi invece per quanto riguarda il mondiale a squadre, ci eravamo allenati prima in una regata a Mandello e siamo arrivati preparati e abbiamo affrontato. Senti, abbiamo detto che è l'ultimo anno in Optimist, tu sei molto alto, sei alto 1,70. Di che circolo sei prima di tutto? Bardolino, quindi gardesano, sei alto, sei strutturato fisicamente, hai già pensato a quale barca fare, a che tipo di prosieguo di carriera velica, se lo farai? Sì, andrò in Ilka, dopo novembre vado in Ilka. Quindi si parte col singolo Ilka 4, d'altra parte sei effettivamente, abbiamo detto, sei alto, quindi hai tutte le caratteristiche. Ci sono al vostro circolo altri Ilka, quindi già hai più o meno preso contatto? Sì, saremo in una 15, saremo, siamo in tanti. Quando andrai sull'Ilka, no? Cosa ti resterà di questi anni dell'Optimist? Hai iniziato a 10 anni, a 8 anni, quando hai iniziato? Non mi ricordo neanche. Beh, comunque tra gli 8 e i 10, poi hai fatto tutta questa carriera fino ad arrivare a un mondiale. Cosa ti resterà? Come lo ricorderai questo periodo? Dove ho imparato molto, avrò un sacco di esperienza a fare scelte anche tattiche, strategiche, così. Avrò più esperienza. Questo senz'altro, oltre all'esperienza e al patrimonio tecnico dello sport della vela, no? Sì. Questi anni di crescita cosa ti hanno lasciato? Cioè, quanto ti ha aiutato a crescere come uomo la vela? Tanto, perché è anche uno sport di organizzazione, cioè bisogna sapersi organizzare anche con la scuola e tutto, e bisogna sapersi organizzare e basta. Mi piace questa cosa, l'organizzazione, sì, la logistica, l'equilibrio, no? Quindi alla fine quella che chiamiamo maturità arriva anche attraverso tutte queste cose qua. Sì, a sì, scuola sì. Come andiamo? Medio, dai. Sul 6, 7. Ce la caviamo? Sì, sì, ce la caviamo. Ho chiesto prima alle tue colleghe dell'Europeo se quando vanno a scuola riescono a staccare dalla vela oppure pensano alla vela pure quando stanno a scuola. Io penso, sì, anch'io mi distraggo per la vela, sì. Penso troppo alla vela. Tipo disegni Optimist e laser sui fogli, che fai? No, però tipo sono concentrato per la prossima regata sempre, ci penso sempre, sono agitato. Senti, hai 15 anni, quindi questa domanda te la posso fare a ragion veduta. Si dice, si parla, si fa un parlare di questo, che molti, c'è una migliaia di ragazzi che vanno sull'Optimist e molti vengono persi, cioè scelgono di non continuare, probabilmente perché c'è una carica troppo, un'attenzione spasmodica all'agonismo, al risultato, eccetera. Tu senti che sia vero questo? Cioè può essere che sia questo? E nel tuo caso perché invece tu sei andato avanti? Perché sei riuscito anche a trovare il modo di divertirti o perché ti andava bene la sfida agonistica? È vero questo discorso? Esiste? Sì, secondo me è vero, infatti io continuo perché diciamo che in questi anni non è che non è che sono andato tantissimo. Facevamo d'inverno facevamo la pausa, poi anche d'estate facciamo due allenamenti a settimana, poi c'è anche il mio allenatore che è Michele Gallina che ci fa divertire sempre in qualche modo ogni trasferta, cioè è divertente, non è che è stressante. Certo. Quindi questo è il discorso, il segreto è andare avanti, non prendersi neanche troppo sul serio, divertirsi, perché quando c'hai 12, 13, 14 anni è giusto che sia così. Va bene, dove vuoi arrivare Alberto? Più avanti che posso, cioè tutto il mio potenziale. In tutto ovviamente, nella vela e nella vita ovviamente, sì. No? Sì.
Allora, fai un saluto un po' a chi ci segue da casa, ai tuoi avversari, ai tuoi compagni di squadra, un po' all'Optimist, questa è l'ultima regata, proprio una delle ultimissime regate Optimist. Ci vediamo dove? In partenza. Ci vediamo in partenza. Grazie, ciao. Ciao.